私はジャニーです。And you? Nanako. Nanako. Chinatsu. I'm Sairi. 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 I'm Yumi. Yumi. Okay. Italy. Italy. Ciao, Italy. Okay. Okay. Arigato. 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 Buongiorno, sono 30 gradi oggi a Fukuoka. Stamattina ho lavorato un po', ho montato un po' di video e adesso sto andando a pranzare, però prima di pranzare mi faccio una camminata di più o meno 20 minuti. Voglio andare a visitare questo mercato del pesce, che non è grande come quello di Tokyo, ma a quanto pare è interessante. Se seguite il mio canale da un po' avrete notato ci sono molti video dei mercati intorno al mondo. C'è anche una playlist. Sono i posti che preferisco di più quando viaggio, per un motivo fondamentale, perché è nei mercati che si trova la gente del posto, la cultura, il cibo, si imparano tantissime cose, ci sono tantissimi colori, sapori, profumi. Sono i posti probabilmente più importanti di una città. Moltissimi mercati sono completamente evitati dai turisti. La gente visita le città e va nei musei, va a vedere monumenti. I mercati sono i posti dove si può conoscere un paese. Di solito nei mercati si paga anche pochissimo per mangiare e il cibo è sempre delizioso, perché è cibo preparato per la gente del posto. A volte mi sono trovato in alcuni mercati locali l'unico occidentale, l'unico straniero. La gente mi guardava incuriosita. Fatevi un piacere, quando viaggiate cercate i mercati locali. Eccolo qua, ci sono arrivato. Il mercato non è enorme. Si chiama Yanagibashi Rengo. Praticamente questa strada è qualche strada secondaria. Hello. Alghe nori per fare sushi. Sushi. Nori. Nori. Arigato gozaimasu. Thank you. Guardate qui. Qua c'è del tonno, sushi. Sushi al miso. Cani. Cani. And this? Tuna. Toro. Otolo. Sushi, ne? Sushi. Ah. Il sashimi. 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 Hit? Hit inside? Hit? Qua c'è il riso. E qua c'è anche sashimi. This one. One. Di tonno delizioso, mi è costato 1650 yen, che sarebbero più o meno
12 euro, 7 pezzi, valeva davvero la pena. Ragazzi, se venite a Fukuoka e volete visitare questo mercato del pesce, vi metto il link di Google Maps in descrizione. Il sushi qui è delizioso, ma venite un po' prima perché alle 3 stanno già chiudendo. Ok, termino qui questo video, non dimenticate di iscrivervi al canale, di cliccare sulla campanella e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!